Siamo con Antonio Tiberi, neoprofessionista della Trek. Antonio, ti stai avvicinando alla prima stagione da professionista. Quali sono le tue sensazioni? Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare finalmente questa stagione, la mia prima stagione da professionista. Già l'anno scorso ho avuto l'opportunità di assaggiare un po' l'ambiente, sia nei ritiri in trek che nelle gare tra professionisti che ho potuto fare, però quest'anno entro proprio nel vivo della categoria e quindi niente, sono molto contento e non vedo l'ora. Quali sono le prime differenze che hai trovato rispetto alle passate stagioni da Under e Juniores? Ah, le differenze sono principalmente la distanza degli allenamenti e delle gare, e poi ad esempio ho riferito agli allenamenti molto più lunghi e con lavori specifici, invece le gare sono molto più una cosa molto più controllata e sinceramente mi trovo quasi meglio nelle gare professionistiche con quelle dei dilettanti. Sai già dove esordirai le tue gare di questa prima stagione? Più o meno dove ti vedremo all'opera? Allora, se non salvo imprevisti, dovrei iniziare l'UAE Tour adesso a fine febbraio e dopo fare alcune gare in Italia, non so ancora per certo se l'Aiguille o l'Arciano, una delle due comunque, e poi a Coppi e Bartali. Più Prima dell'UAE Tour cosa farai? Avete in mente altri ritiri con la squadra? Sei stato in Spagna adesso? dell'UAE Tour, allora, abbiamo fatto un ritiro non molto tempo fa in Spagna e adesso l'8 rianderemo un'altra volta in Spagna per fare un'altra settimana, 8 giorni di allenamenti specifici in preparazione per lui. Ok, grazie, Grazie grazie Antonio. a voi.